Amici e telespettatori di Teleionio, benvenuti al nostro telegiornale. Vediamo i titoli di oggi. 23 in salvo, 11 feriti e 10 le vittime. Chiuso il capitolo della tragedia di Raganello, che poteva andare peggio. E a Civita oggi il sopralluogo di Oliverio, Borrelli e Tanzi sulle gole del Raganello. 3 minuti di inferno a Catanzaro Lido per una tromba d'aria ed un forte temporale. E a Diamante muore un giovane accoltellato in una rissa. A Crotone, trovato sulla spiaggia il corpo senza vita di un 75enne. Parla il killer di Dicotera, temeva una ritorsione da parte di Francesco Timpano. Un 62enne arrestato dai carabinieri di Serra San Bruno, trovato in possesso di armi e cartucce. E poi a Cardinale, erbacce alte sulle tombe dei defunti. A tra poco. Ben ritrovati a tutti voi, iniziamo il nostro telegiornale e prima di iniziare con le notizie e la nostra informazione diamo una rettifica per quanto riguarda il comune di Soverato, il quale non perderà il progetto finanziato dalla Regione Calabria di 2 milioni e 700 mila euro come annunciato nell'edizione di ieri, ma per gravi inadempienze ha revocato l'appalto del waterfront alla ditta Mirabelli Gianfranco di Rende e si riaprirà una nuova procedura per riappaltare i lavori e per poter completare l'opera. L'ente intende agire anche nei confronti dell'impresa per il risarcimento. 23 in salvo, come sentivate dai titoli, 11 feriti e 10 le vittime, chiuso il capitolo della tragedia di Raganello che poteva andare anche peggio. Sentiamo. Si è chiuso il capitolo tragedia e poteva andare peggio. 23 persone messe in salvo e 11 feriti. Ora chiudiamo questa parte e poi ci dedichiamo al resto. Così il prefetto di Cosenza, Paola Galeone, incontrando i giornalisti, ha chiuso la fase di emergenza e soccorso dopo la tragedia delle gole del Raganello ed ufficializzato la lista delle vittime. Domattina il procuratore firmerà il dissequestro delle salme. Adesso è il momento del silenzio e del rispetto per le vittime. Lavoreremo affinché non ci sia una ricaduta negativa sul turismo e per comprendere come gestire in futuro le escursioni. Lo ha detto sempre il prefetto di Cosenza, Paola Galeone, incontrando i giornalisti. La natura, come disse Leopardi, ha aggiunto, in alcuni casi diventa matrigna. Vedremo se poi la natura è coadiuvata dall'uomo. La moglie di Gianfranco Fumarola, una delle vittime, ha poi riferito il prefetto. Oggi ha detto al ministro Costa e a noi istituzioni: mio marito è morto durante una gita a 40 anni, adesso cosa sarà di noi? Noi cercheremo di esserle vicini anche dopo, perché la presenza del governo qui oggi non era solo per un saluto, ma per prendersi cura anche dopo. La prefettura di Cosenza ha diffuso l'elenco ufficiale delle 10 vittime delle tragedie delle gole del Raganello. Si tratta di Antonio De Rasis, Gianfranco Fumarola, Antonio Santopaolo e la moglie Carmela Tammaro, genitori di Chiara, la bambina di 8 anni rimasta ferita e trasferita al Bambino Gesù di Roma, e di un'altra piccola rimasta illesa. Maria Immacolata Marrazzo, il cui marito ed i figli di 11 e 9 anni sono ricoverati in ospedale. La donna era tra i dispersi, poi è stato trovato il suo cadavere. Le amiche pugliesi Miriam Mezzolla e Claudia Giampietro, tra le vittime anche i fidanzati Carlo Maurici e Valentina Vendittino, deciso di avventurarsi nelle gole del Raganello. Infine Paola Romagnoli, moglie del cittadino olandese rimasto ferito. E a Civita oggi il sopralluogo di Oliverio, Borrelli e Tanzi, sempre sulle gole del Raganello. Cerca di tornare faticosamente alla normalità nel giorno in cui il capo della Protezione Civile Nazionale effettuerà un sopralluogo la comunità di Civita, 1000 abitanti circa con radici orgogliosamente Arbrescia.
nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, balzata tristemente agli onori della cronaca per la tragedia consumatasi lunedì nell'area delle Gole del Raganello. Pesa il bilancio delle vittime dell'onda di piena, qualcosa di mai visto e immaginato, dicono tutti in paese, che ha provocato la morte di 10 persone e il ferimento di altre 11, tra le quali una bimba di 9 anni molto grave. Tutti parlano di quanto accaduto anche in relazione alle parole del capo della Protezione Civile Nazionale che ieri hanno innescato una polemica sul recepimento dell'allerta gialla diramata per la giornata di lunedì scorso. Oggi quindi il capo dipartimento della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli, il presidente della Regione Mario Oliverio e il capo della Protezione Civile Regionale Carlo Tansi hanno fatto un sopralluogo in elicottero sulle Gole del Raganello, teatro della tragedia, in cui hanno perso la vita 10 persone. Subito dopo il sopralluogo, Oliverio, Borrelli e Tansi si sono fermati a Civita per incontrare i soccorritori e gli amministratori locali con cui hanno fatto il punto sulla situazione. E a Catanzaro Lido, 3 minuti d'inferno per una tromba d'aria e un forte temporale. Vediamo. Conta dei danni dopo il temporale notturno che ha colpito il quartiere Marinaro e Roccelletta. Stabilimenti balneari andati completamente distrutti, 3 minuti d'inferno. Così i residenti del quartiere di Lido nel descrivere il forte temporale e la tromba d'aria che la scorsa notte si è abbattuta. Sì, 3 minuti d'inferno e poi devastazione e calma. Ora la conta dei danni questa mattina con immagini che ci proponiamo e sono emblematiche. Diversi stabilimenti balneari sono stati danneggiati sul lungomare e diversi i tetti divelti. A Roccelletta di Borgia alcuni alberi sono caduti sulle abitazioni. Tutte le squadre della sede centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco sono state impegnate sulle zone interessate. In particolare il Lido Sirena è stato letteralmente distrutto e la struttura è finita sulla strada. Sul posto anche i carabinieri. Non si segnalano danni a persone. I vetri delle finestre di alcuni palazzi sono stati rotti e i vigili del fuoco stanno effettuando interventi di messa in sicurezza. A Roccelletta è volato via il passaggio a livello e sul posto c'è Polfer di Reggio Calabria per supporto al traffico ferroviario in sicurezza. E a Diamante muore un giovane accoltellato in una rissa. Sentiamo. Un ragazzo originario di Cosenza di 23 anni è morto durante il trasporto in ospedale a Cosenza questa mattina. Il trasferimento si era reso necessario dopo una rissa nei pressi di un locale di Diamante. Un suo amico è invece rimasto ferito ed è attualmente ricoverato nell'ospedale di Cetraro. Sulle cause che hanno scatenato la rissa al termine di quella che doveva essere una giornata di divertimento stanno indagando i carabinieri della compagnia di Scalea. Da una prima parziale ricostruzione dei fatti sembra che due gruppi di giovani si sono affrontati al culmine di una lite e siano spuntati anche dei coltelli. E sempre per la cronaca, a Crotone viene trovato sulla spiaggia il corpo senza vita di un 75enne. Il cadavere di un uomo è stato ritrovato questa mattina sulla spiaggia di Crotone. Il corpo di Salvatore Villardita, 75 anni, nativo di Melito Portosalvo, Reggio Calabria, ma residente a Crotone, è stato notato un passante che lo ha portato a riva e ha chiesto l'intervento di una pattuglia della polizia locale che si trovava in zona. L'anziano aveva lasciato abiti e documenti sulla spiaggia antistante piazzale Ultras e si era incamminato per una passeggiata sulla battigia, quando probabilmente è stato colto da un malore e poi è caduto in acqua. Le urla di una donna che dal balcone di casa aveva assistito alla scena hanno richiamato l'attenzione di un avventore di un bar che è corso in spiaggia per aiutare l'uomo. Sul posto, oltre alla polizia locale, è intervenuta anche la polizia di Stato ed il SUEM 118. I sanitari hanno provato a rianimare l'uomo, ma senza risultato. A Lamezia, lite in famiglia, la polizia denuncia l'aggressore. Il commissariato di polizia di Lamezia Terme ha denunciato una persona di etnia rom di anni 43, abitante in Catanzaro, che si era recata presso l'abitazione del cognato, un lametino, che aveva sposato la sorella del rom, con la pretesa di prelevare i nipotini e di condurli dalla madre che si era allontanata dall'abitazione familiare da alcuni giorni. Il lametino si era rifiutato di consegnare i minori e da allora aveva dapprima aggredito il cognato spingendolo. L'uomo, caduto per terra, aveva
aveva battuto il capo, per cui era stato costretto a fare ricorso alle cure mediche del locale ospedale civile, dove gli erano state diagnosticate lesioni guaribili in giorni 21. Durante l'aggressione, in soccorso dell'Ametino, era intervenuto il fratello, anche lui aggredito dal Rom con una sedia. Le immagini dell'impianto di videosorveglianza hanno permesso al personale del commissariato di polizia di Lamezia Terme di ricostruire l'accaduto e di denunciare l'autore dell'aggressione alla locale procura della Repubblica per il reato di lesioni aggravate. Maltrattava l'anziana madre, viene arrestato un 58enne nel Cosentino dopo la denuncia della donna. Maltratta l'anziana madre per mesi, arrestato dai carabinieri di Mirto Crosia, un 58enne accusato di maltrattamenti in famiglia. È stata l'ultraottantenne, a seguito dell'ennesimo episodio di violenza, offese e minacciate di morte, a denunciare il tutto. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, hanno fatto luce sui vari episodi accaduti dal 2016. In un caso l'uomo avrebbe dapprima minacciato la madre e in seguito l'avrebbe trascinata per i capelli all'interno dell'abitazione, procurandole delle lesioni. L'uomo è stato condotto nel carcere di Castrovillari. E parla il killer di Nicotera, temeva una ritorsione da parte di Francesco Timpano. Sentiamo. Ha parlato davanti al GIP Giuseppe Olivieri, 36 anni, tratto in stato di fermo con l'accusa di essere il killer di Francesco Timpano, 45 anni, ucciso nel primo pomeriggio del 12 agosto in un affollato camping di Nicotera Marina. Inchiodato dalle telecamere di sorveglianza del Lido, dopo 8 giorni di latitanza, Olivieri si è costituito ai carabinieri della stazione di Nicotera Superiore. L'indagato, difeso dall'avvocato Francesco Schimio, ha ammesso il gesto, fornendo al GIP e al PM di Vibbo, Ciro Luca Lotoro, una propria versione dei fatti. La versione di Giuseppe Olivieri si discosta da quelle che furono le dichiarazioni di suo fratello Francesco, Cico Olivieri, che a maggio scorso seminò il panico tra Nicotera e Limbadi, andando in giro armato, uccidendo 2 persone, Michele Valarioti e Giuseppina Mollese, per vendicare la morte di un fratello, dirà al GIP dopo l'arresto, e ferendone una terza, Pantaleone Timpano, fratello di Francesco. Cico, nel corso di quella folle giornata, ha cercato anche Francesco Timpano, senza riuscire però a trovarlo. Il delitto Francesco Timpano è stato subito collegato dai carabinieri di Tropea, guidati dal maggiore Dario Solito, alla mattanza compiuta a maggio da Cico Olivieri. E le immagini delle telecamere del Lido hanno dato conferma immediata sulle responsabilità di Giuseppe Olivieri. L'indagato però non ha parlato di vendetta, come ha fatto suo fratello, negando la premeditazione del delitto e affermando di aver agito a scopo preventivo per evitare una ritorsione di Timpano, scampato all'agguato dell'11 maggio. Nelle prossime è attesa la decisione del GIP sulla convalida del fermo. Un 62enne viene arrestato dai carabinieri di Serra San Bruno perché trovato in possesso di armi e cartucce. I carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Serra San Bruno, unitamente al personale delle stazioni carabinieri di Monterosso Calabro, San Nicola da Crista e Vazzano, nel Vibonese, hanno arrestato in flagranza di reato Salvatore Tucci, 62enne, originario di Capistrano. I militari, alle prime luci dell'alba, si sono recati presso l'abitazione dell'uomo per eseguire una perquisizione domiciliare e all'interno di un garage hanno trovato, occultato tra alcuni sacchi di plastica, un fucile Remington con matricola a brasa. Rinvenute anche 39 cartucce calibro 12 compatibili con la stessa arma. I militari hanno quindi esteso la perquisizione anche alla proprietà adiacente, dove sono state trovate altre 50 cartucce calibro 12, occultate all'interno di un grosso barattolo in vetro. L'uomo dunque è stato arrestato e su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa di processo. Tutto il materiale rinvenuto invece è stato sottoposto a sequestro. E ci fermiamo un attimo per una breve pausa, rimanete con noi. Ben ritrovati in studio, riprendiamo con le notizie. Comuni sciolti al voto il 21 ottobre, alle urne anche Tropea, Nicotera e Rizziconi.
Turno elettorale straordinario per le elezioni di sindaci e consigli comunali domenica 21 ottobre per i comuni di Marano, di Napoli, Rizziconi, Reggio Calabria, Nicotera, Etropea, Vibo Valentia, Corleone e Palazzo Adriano di Palermo, sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso e attualmente commissariati. Lo ha stabilito con decreto dell'8 agosto il ministro dell'Interno Matteo Salvini. La norma prevede che quando il commissariamento per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso scade nel secondo semestre dell'anno, condizione nella quale si trovano i 6 enti, le nuove elezioni comunali si svolgano in un turno straordinario tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre. Il decreto fissa l'eventuale turno di un ballottaggio per domenica 4 novembre. Il provvedimento è stato inviato ai prefetti delle province delle regioni a statuto ordinario, Campania e Calabria, interessate per la convocazione dei comizi elettorali e gli altri adempimenti elettorali, e all'assessore alle autonomie locali e alla funzione pubblica della regione siciliana, che è a statuto speciale. Ed ora ci occupiamo di tesserini venatori. Da giovedì le domande per la stagione 2018-2019. L'assessore ai servizi demografici e turismo Alessandra Lobello ha reso noto che, in considerazione della ormai prossima apertura della stagione venatoria prevista per il 1° settembre, a partire da giovedì prossimo 23 agosto negli uffici anagrafe di Palazzo dei Nobili della sede decentrata di Via del Mare a Catanzaro Lido e nella sede decentrata di Santa Maria si possono presentare le domande per il rilascio del tesserino venatorio per la stagione 2018-2019. Gli sportelli riservati all'accoglimento delle richieste ubicati a Palazzo dei Nobili a Catanzaro Lido da giovedì 23 e fino al prossimo 31 agosto osserveranno il seguente orario: dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17. Lo sportello sistemato nella sede decentrata di Santa Maria sarà aperto soltanto nelle giornate di giovedì 23, martedì 28, giovedì 30 e venerdì 31, dalle ore 14.30 alle ore 17. Ed ora ci occupiamo di cardinale, erbacce alte sulle tombe dei defunti. Vediamo il servizio. Segnalazione di alcuni cittadini di Cardinale, abbiamo registrato il degrado che regna al cimitero nella cittadina delle Preserre, dove le erbacce superano le tombe proprio all'entrata. Non ci vorrebbe molto ad eliminare il problema e non è poi tanto costoso. Conoscendo la sensibilità del neoeletto sindaco Danilo Staglianò, provvederà subito al taglio dell'erba. Noi comunque lo abbiamo segnalato.
ci spostiamo a Serra San Bruno con questo servizio. In occasione delle manifestazioni Serre in Festival, che si è svolta a Serra San Bruno in piazza Monsignor Barillari, è andato in scena lo spettacolo Lucio incontra Lucio con la regia di Sebastiano Somma. Sentiamolo ai nostri microfoni. Sebastiano Somma è alla seconda edizione di Serre in Festival per ricordare due icone della canzone italiana, Lucio Dalla e Lucio Battista. Un grande spettacolo questa sera? Eh sì, uno spettacolo elegante, raffinato, importante, che suscita emozioni e soprattutto racconta questi due grandi cantautori, la loro diversità, no? Il loro viaggio. Prima uno comincia col pop e poi diventa sperimentale, l'altro al contrario, quindi un viaggio che si incrocia nel grande racconto che hanno lasciato, nelle grandi emozioni che hanno lasciato questi due grandi cantautori qui a Serra San Bruno, in questo festival, Serra in Festival appunto, in questo territorio molto bello che ho scoperto per la prima volta oggi e che ho cercato di visitare nelle poche ore. Sono venuto ieri apposta per entrare un po' in contatto con questo territorio. Ho visto la Certosa, ovviamente, ho visto un po' di cose, chiese straordinarie che ci sono in questa bellissima città, quindi molto contento e onorato di aprire il festival con questo spettacolo. Grande calore anche nei tuoi confronti da parte di tutta la cittadinanza di Serra San Bruno. Guarda, il calore qua in Calabria veramente è qualcosa di eccezionale. Io sono campano, anche noi siamo calorosi, ma l'ospitalità, la voglia di condividere la bellezza del territorio che avete voi calabresi è veramente unica, lo dico sinceramente, perché c'è voglia, vedo la voglia di voler dimostrare la bellezza e le cose straordinarie e il cuore grande che avete, quindi per noi artisti questo è un bene. Avete provato pure a degustare i nostri prodotti oppure no? Eh beh, ci mancherebbe che si campa a fase, no? Che facciamo? Lavoriamo soltanto? No, qui funghi ad esempio a Serra San Bruno. Però poi Anduia, è inevitabile i viaggi nell'Anduia, nelle soppressate, nelle paste straordinarie. Adesso però, prego. Cosa ne pensi del nostro mare? Sono stato a Caminia in vacanza, a Catanzaro Lido per il festival di Casadonte, prima Magna Grecia Film Festival. E poi mi sono fatto questi tre giorni proprio a Caminia, lì dal mio amico al Blanca Cruz, un mare straordinario, insomma. Già mi manca. Auguri alla Calabria a tutti gli amici. Ciao. Ed ora ci spostiamo a Chiaravalle, dove è iniziato il torneo rionale. È iniziato ieri il torneo rionale amatoriale di calcio a 5 a Chiaravalle Centrale, organizzato dall'amministrazione comunale, assessorato allo sport Sergio Garieri, in collaborazione con la società di calcio ASD Chiaravalle del presidente Massimo Bencivenni. 6 i rioni alla partenza: Cona, Vignale, Sant'Antonio, Foresta, Piazza e Pirivoglia. E ieri, alla presenza di un pubblico caloroso, sono scesi in campo Piazza Foresta e Vignale Cona, sotto la direzione arbitrale del signor Agostino Varano di Genadi. Questi risultati: Foresta Piazza 4-4, Cona Vignale 2-6. Ricordiamo che questa sera alle ore 19:30 in punto si giocherà a Pirivoglia Foresta e alle 21 Sant'Antonio Cona. Un torneo voluto fortemente dall'assessore Garieri, coadiuvate dal sempre instancabile Antonio Manno, e che ha lo scopo di far riemergere all'attenzione di tutti i valori dei rioni. Ed ora ci occupiamo della 33esima edizione della Strabadolato, il servizio. La 33esima edizione della mitica Strabadolato si tinge di internazionale con la partecipazione di numerosi atleti europei badolatesi immigrati in Svizzera, nel centro e nord Italia. Numerosa anche la presenza di turisti ospiti nelle strutture alberghiere del territorio. Ma la vera sorpresa riguarda il vincitore della categoria assoluti, un giovane di 17 anni, Gregorev Vitali, di nazionalità russa, che vive a Milano, in vacanza a Badolato. All'arrivo, precisa Gregorev, mi sono commosso nel vedere sulla linea del traguardo la mamma e la nonna che con gli occhi lucidi mi hanno abbracciato. Dopo il sesto posto dello scorso anno, primo della mia categoria, avevo studiato bene il percorso, sapevo che ad un chilometro dall'arrivo c'era una salita e lì dovevo allungare, staccare il gruppo e arrivare solitario al traguardo, e ci sono riuscito. Mi alleno diverse ore al giorno, io e la mia famiglia ci siamo innamorati di Badolato, della cordialità della gente, del suo mare limpido e del bellissimo borgo. Ringrazio gli organizzatori per questa bellissima esperienza, spero il prossimo anno di essere presente alla 34esima edizione della Strabadolato.
Soddisfatti per il successo della manifestazione il presidente della Proloco di Badolato, il dinamico Pietro Puroso, il presidente regionale Ampli Calabria Pippo Capellupo e il presidente provinciale Vitaliano Marino. La mitica Strabadolato arriva alla 33esima edizione, un numero importante, tanta partecipazione. Pippo Capellupo, presidente dell'Umpi Calabria. Sì, sta a dimostrare che proprio le Proloco sono quelle che mantengono le tradizioni anche in queste cose. Anche nella Strabadolato noi raccogliamo l'esperienza di 33 anni, quindi quando noi parliamo delle Proloco che riescono a mantenere le manifestazioni di questo genere con centinaia e centinaia di persone ogni anno, sempre con un minimo di risorsa, sempre di tasca degli amici delle Proloco, degli sponsorizzatori delle Proloco, delle persone che sono sempre state vicine alle Proloco, e Badolato con il consiglio direttivo e con Pietro Biroso, che chiaramente ogni anno sta qui a lavorare per tentare di fare sempre meglio, per tentare di fare sempre cose più belle. Alla fine questo lavoro è un lavoro che va al territorio. Non va né a Pietro Biroso, non va né all'Umpli né a nessuno, ma soprattutto alle persone di Badolato, soprattutto alle genti di Calabria. Tanti turisti in Calabria in quest'estate, come si muove la Proloco? Ma la Proloco in tutta la Calabria sta organizzando centinaia di manifestazioni, e sono le Proloco, non ci sono altre associazioni, che sono tutte manifestazioni che non sono legate soltanto alla gastronomia, ma soprattutto alla cultura, allo sport. E permettetemi di dire una cosa, soprattutto a dare un'immagine importante della Calabria, che non deve essere assolutamente quella che invece leggiamo in prima pagina sui giornali, su quelle che sono le disgrazie che noi viviamo attraverso alcuni personaggi. Pietro Biroso, presidente della Proloco di Badolato, una manifestazione che assume sempre un carattere importante. Qualcuno ha detto che è l'unica manifestazione che rimane sul territorio, in provincia di Catanzaro. Sì, in effetti noi come Umpli, diciamo, sappiamo a livello, diciamo, di Proloco che non ce n'è nessuna Proloco della provincia di Catanzaro che organizza una manifestazione del genere. Poi tenete conto che questo ormai siamo al 33esimo anno, e quindi si fa sempre con sacrificio, si fa sempre con piacere. Io quest'anno voglio ringraziare molto caldamente il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, che ci ha fatto il patrocinio, appena avuto la lettera ci ha comunicato il patrocinio e il contributo. Quindi io ringrazio vivamente l'Onorevole Irto. Nella lettera che mi ha scritto mi ha fatto emozionare, in quanto mi ha detto che sono vicino a questa manifestazione di notevole importanza. E penso che, vedendo sul territorio le manifestazioni che stanno facendo anche sul comune, nel territorio di Badolato, penso che questo è l'unico evento quest'anno che si sta facendo a Badolato Marina. Quindi noi cerchiamo, con gli amici della Proloco, con gli amici che non sono della Proloco, con Totofemia, che ieri sera e stamattina mi ha dato una mano a fare le strisce, il percorso, perché non è una manifestazione di poco conto. Bisogna essere a norma con la sicurezza, bisogna transennare tutto il percorso, bisogna avere dei giudici, disponibilità di personale di polizia, ce n'è poca, quindi noi dobbiamo anche intervenire da questo punto di vista. Vediamo, io sinceramente non so. Ogni anno tu dici che è l'ultimo anno, che butti la spugna, ecco, questo invece non succederà. Quest'anno non lo so se succede, perché io ormai sono, non dico invecchiato, sono invecchiato con la Strabadolato, che ci sono dentro a lavorare attivamente dal 1992, quindi è un bel po' di tempo, e penso che bisognerebbe trovare, speriamo, mo vediamo, lanciamo la palla, vediamo se riusciamo a trovare un gruppo di persone che hanno voglia di continuare a fare questa manifestazione, perché questa manifestazione ha bisogno di impegno. Io ci metto tutto, ci posso mettere la tasca, ci posso mettere la firma sui documenti, sulle richieste, che adesso sappiamo come vanno le cose, però in ogni caso c'è sempre da impegnarsi. Anche quest'anno la corsa si è caratterizzata per la presenza di un gruppo diversamente abili della struttura sanitaria Rinascita di Santa Caterina dello Ionio, premiata con una coppa, di alcuni giovani del CIR e di intere famiglie con i propri bambini. Gli organizzatori hanno premiato il gruppo più numeroso della famiglia Battaglia, il badolatese primo classificato Andrea Caporale.
Ancora una volta la sfida tra i due veterani della corsa, Totò Femia e Domenico Rossi. Per la quarta volta è stata vinta da Rossi, molto più giovane di Femia, che con i suoi 71 anni dimostra che lo sport non ha età. Alla premiazione, oltre ai presidenti Piroso, Capellupo e Marino, ha partecipato anche il parroco Don Salvatore Tropeano, che si è complimentato con gli organizzatori. Premiati i primi tre classificati maschili e femminili delle varie categorie. I nomi: Gregorev Vitalì, Morena Destito, Francesco Laganà, Gemma Battaglia, Luca Donelli, Caterina Laucini, Riccardo Roma, Giovanna Sabellico, Cristian Marino, Chiara Gaggetta, Luca Poggi, Teresa Comito, Jonathan Audino, Carolina Mazzar, Santino Gualtieri, Caterina Guarna, Rocco Migliaci Divini, Vittoria Carnuccio, Enzo Scerga, Caterina Paparo, Domenico Chillà, Paola Codispoti e Antonio Femia. E questa sera andrà in onda sulla nostra emittente la festa dei 50 anni di Antonio Maiolo, non perdetela. Bene, abbiamo concluso anche oggi il nostro telegiornale, grazie come sempre per essere rimasti con noi, alle prossime edizioni.